Seconda trasformazione delle reti, delle stazioni di servizio di carburante tradizionali, meno 54% di vendite in autostrada sono considerate circa 3.000 stazioni ormai obsolete e nello stesso tempo il Ministero dell'Interno e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno siglato un accordo per la sicurezza e per l'evoluzione della rete. Inoltre si è legiferato per costituire fondi per lo smantellamento di impianti obsolete, per l'integrazione con stazioni più sicure e impianti a gas e a metano. Si chiede se non si ritenga opportuno incentivare e accelerare ulteriormente la riconversione di tali stazioni, prevedendo nuove misure per incrementare adeguatamente il fondo predisposto ad hoc. Grazie. Grazie collega Pizzolante. Adesso la ministra per lo sviluppo dello sviluppo economico Federica Guidi ha facoltà di rispondere ed ha 3 minuti. Grazie Presidente. Io rispondo riguardo alla questione posta dall'onorevole Pizzolante, sottolineando prima di tutto l'importanza del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per quello che riguarda la rete stradale ordinaria. Con i suoi 23.000 impianti, la rete italiana ha rilevanti problemi strutturali, specie nel confronto con i principali paesi europei. Il fondo è alimentato dai gestori, dai titolari degli impianti non autostradali ed è essenziale per garantire la sostenibilità sociale e ambientale proprio al processo di ristrutturazione della rete. Al momento non è previsto che le sue risorse siano destinate ad altre finalità e un eventuale ampliamento di risorse o di competenze dovrebbe essere comunque concertato con i soggetti che dicevo prima che lo finanziano. Per quanto riguarda invece il settore autostradale, siamo di recente intervenuti con un decreto interministeriale Mise-MIT del 7 agosto 2015 attraverso varie misure di razionalizzazione della rete e anche di rivisitazione dei servizi all'utenza. E in questo contesto le chiusure sono limitate a 25 aree a fronte di 16 nuove aperture. Con riferimento agli impianti di erogazione, in Italia vi sono 3.800 impianti GPL, di cui circa 225 in autostrada e 1.000 impianti con metano, di cui 28 in autostrada. La rete di GPL appare dunque sviluppata anche in autostrada. Sulla distribuzione del metano stiamo invece lavorando su più livelli. In primo luogo è stato sottoscritto un protocollo per il metano in autostrada da parte di alcune regioni, segnatamente Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Puglia, e associazioni Legambiente, AESCAT, Unione Petrolifera, Assopetroli, Federmetano e Assogasmetano. Inoltre, a livello centrale, siamo intervenuti con il citato decreto, disponendo che nelle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio sia inserito l'obbligo di adeguamento per la fornitura di ulteriori carburanti, in particolare metano, anche nella forma liquida. Ulteriori interventi potranno anche essere inseriti nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 94 del 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Ricordo infine che presso il Mise è stato istituito un tavolo di concertazione con le regioni per sviluppare proprio iniziative innovative di distribuzione di metano, compreso il biometano, in forma compressa o liquida, per la realizzazione di nuovi impianti e per il potenziamento di quelli esistenti sia sulle reti stradali che su quelle urbane e ordinarie. Per quanto riguarda infine il finanziamento di queste misure, è allo studio l'utilizzo di fondi europei, specialmente del Fondo di coesione e sviluppo, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno che registrano in effetti un ritardo nella distribuzione e nell'utilizzo di questo carburante. La ringrazio, adesso ha facoltà di replicare il deputato Pizzolante che ha 2 minuti. Grazie, signor Ministro. Dalla sua risposta si evince che c'è da parte del Ministero che lei guida, la giusta attenzione alla evoluzione, alla modernizzazione della, rete. Oltre alle cose che conoscevamo e che erano nella interrogazione, lei ha aggiunto ulteriori elementi che riguardano anche il futuro. Per questo io mi ritengo, soddisfatto e, come dire, sia il Governo che il Parlamento insieme penso che potremo fare ulteriori passi in avanti. Grazie. La ringrazio. Adesso passiamo all'interrogazione 3214 dei deputati Cominardi ed altri concernente chiarimenti in ordine al funzionamento del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il deputato Claudio Cominardi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Le ricordo che ha 1 minuto.